riprendiamo il consiglio. Allora, gli emendamenti sono stati illustrati. Allora, partiamo da quello soppressivo. Da quello soppressivo c'è. Allora, chi vuole intervenire sull'emendamento soppressivo? Ci sono interventi? No. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento soppressivo? Consigliere Giuliano, prego. Posso fare qua? Anche di qua. No, senza che vado su, grazie Presidente. Prego. No. Ma il ragionamento è, io ho visto prima che nel presentare questo emendamento, ho visto che la Presidente, gli assessori, la Giunta, insomma chi era, sembrava che ci fosse trovata una quadra, nel senso di evitare di mettere tre aree, una complessiva per lasciare aperto, come dice il collega Ciancio, finestre, porte, portoni, solai, quello che sia. E se questo è, ha un senso, nel senso che comunque, però noi, per quanto ci riguarda, non vogliamo essere, insomma, visto che non ci è stato chiesto, quindi neanche è stato chiesto, non vogliamo essere quelli che poi decidono lo strumento, il modo di intervenire. Quindi questa è comunque una responsabilità, non essendo stati coinvolti, di chi deve portare avanti, diciamo, il meccanismo, il metodo di lavoro. Noi prenderemo atto e poi, quando sarà il momento, ovviamente nelle commissioni o nei consigli successivi o nelle situazioni, nelle problematiche che verranno fuori, analizzare di volta in volta e far sì che ci sia un atto forte, consigliare con il lavoro delle commissioni per dare il contributo. Questo possiamo fare in questo caso. Quindi, non essendo stati interpellati su questa scelta di metodo, Fratelli d'Italia si astiene. C'è altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, passiamo alla votazione. Allora, ci sono tutti i consiglieri? Scusate? Allora, passiamo alla votazione. Chi è? Scusate, prego i consiglieri di prendere posto. Siamo in votazione, per cortesia. Allora, chi è favorevole? Allora, controprova? Posso? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sono? 15 favorevoli e 2 astensioni. Allora, 15 voti a favore e 2 astensioni, quindi l'emendamento soppressivo è approvato. Passiamo adesso all'emendamento aggiuntivo. Allora, avete tutti quanti il testo, è stato illustrato. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento aggiuntivo? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Vediamo.
Sì. Questo emendamento non cambia. Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, 16 voti a favore e 3 astensioni, quindi l'emendamento aggiuntivo anche approvato. Abbiamo chiuso con gli emendamenti, passiamo adesso agli ordini del giorno. Aspetta un attimo. Un attimo, per favore. Oh. Allora, quanti sono io? Gli ordini del giorno? Allora, ci sono 25 ordini del giorno. E 25. Allora, no, c'è la, diciamo, il regolamento lo prevede che la Presidente, la Giunta possono assumere gli ordini del giorno, se la Giunta è disponibile, a prendere come raccomandazione, chiaramente se i firmatari sono d'accordo, altrimenti allora, c'è la possibilità, il regolamento lo prevede, gli ordini del giorno, se i firmatari sono d'accordo e la Giunta li assume tutti come raccomandazione, questi non vanno in votazione, la Giunta li fa propri tutti gli ordini del giorno. Gli ordini del giorno li fa proprio e poi li lavora, certamente. Anche all'altro consiglio ha fatto i propri. Scusate, prego Presidente. Allora, è evidente che nella segnalazione dei vari ordini del giorno c'è parte delle necessità e delle priorità che ha il municipio, questo è fuori discussione. Allora, se voi, cioè se i proponenti sono d'accordo, la Giunta li assume, perché voglio ricordare, l'ho detto nella relazione di bilancio, noi stiamo votando un bilancio diciamo, di entrate accertate, ma questo bilancio è passivo di successive entrate, quelle che non sono ovviamente oggi a disposizione del bilancio comunale, ma possono entrare sia come trasferimento fondi dalla Regione o dal Governo. Allora io dico che queste priorità la Giunta le assume e le fa proprie, dopodiché in base alle disponibilità che avremo e in base insomma chiaramente alle condizioni future che si verranno a rappresentare, rientrano ovviamente nelle nostre priorità. Allora, i firmatari di tutti gli ordini del giorno sono d'accordo? Possiamo chiedere 5 minuti il secondo di pausa del consiglio? Prego, consiglio. 5 però che siano. Va bene, d'accordo, 5 minuti. Va bene? Allora, prego i consiglieri di prendere posto, così andiamo verso la conclusione del consiglio. Allora, consigliere Giuliano, per cortesia. Allora, consigliere Cerconi, allora, gli emendamenti presentati da lei, è d'accordo affinché, scusate, è d'accordo, consigliere Cerconi, è d'accordo? No, però posso intervenire o non posso intervenire? No, è d'accordo perché la Giunta ti recepisca come raccomandazione oppure? Allora, visto che più che perché legge, perché non sappiamo quelli che sono, io ne ho filmati tanti, siccome io ne ho presentati come Forza Italia 3, che sono abbastanza che chiedono vendetta, chiedo che il Consiglio si esprima. Sui tre emendamenti suoi, quindi non accetta che la Giunta li prenda. No, vabbè. Perché sull'anagrafe che abbiamo fatto l'anno scorso, la Presidente l'ha fatta sua. Vabbè, allora i tre di Forza Italia vengono discussi. Consigliere Cerconi? Purtroppo va bene, d'accordo, non è, Cerconi, scusate, però non è una mancanza di rispetto sulla Presidente che si fa carico di questo, ma purtroppo si è fatto carica anche l'anno scorso, non mi viene la parola, e però a tutt'oggi non abbiamo avuto nulla, niente di più.
pertanto chiedo che vengano votati, poi vediamo quello che succede. Va bene, d'accordo. Consigliere Cerconi, gli emendamenti presentati, gli ordini del giorno presentati da lei. Io accetto l'offerta della Presidente, però vorrei dire una cosa. Prego. 3 secondi, la lista della spesa come viene chiamata, io ne ho presentati 16 in questo caso e riguardano tutto il territorio, non solo il nono municipio. Il concetto che voglio esprimere non è tanto quello di lista della spesa, è un senso di priorità e di emergenze, di esigenze che il territorio esprime e che devono essere portati all'attenzione del Consiglio. Secondo me, quando parliamo di lista della spesa, lo diciamo in tono veramente poco carino, ma perché noi oggi, con i fondi che abbiamo, che non sono molti, dobbiamo fare effettivamente una lista e capire quali sono le priorità, intervenire su quelle e portarle avanti. È il senso di quello che ho presentato. Io spero e prego, visto che la Presidente si è impegnata adesso davanti a tutti, che questi ordini del giorno che ho proposto siano effettivamente recepiti, e alcuni di questi non sono quelli di grande viabilità. Per esempio, l'ultima cosa che dico, alla fine di Via Assisi ci sono delle scalette, quelle scalette collegano l'Appio Tuscolano con tutta la parte del Mandrione. Sembra una stupidaggine per noi, ma c'è chi porta il cane, i signori che vanno a passeggio. Per un cittadino normale che vive il quartiere tutti i giorni servirebbero veramente poche centinaia di euro e servirebbero in questo caso invece a dare più ampio un segnale di ripresa. Grazie. Allora, tra cui quelle dei capigruppi di maggioranza e un ordine del giorno firmato da Laddaga e Tutino. Loro acconsentono affinché la Giunta li recepisca e li faccia propri? Sì, acconsentono. Va bene, allora, quindi vanno in discussione soltanto i 3 emendamenti a firma di Matrolla di Forza Italia. Allora, passiamo al primo. Sono 4? Quattro? Allora, facciamo un'unica presentazione, consigliere Matrolla, va? Un'unica presentazione e poi rivotiamo, sapete? Sì. Prego. Allora, consigliere Matrolla, prego. 5 minuti. Allora, ho chiesto dei fondi per quanto riguarda il chiosco di via Verquadaro, la rimozione, in quanto lo stesso circa 15 giorni fa c'è stato un morto. Sono dal 1992 che c'è un'ordinanza di abbattimento, una DD da parte dell'ufficio tecnico, nessuno interviene per mancanza di fondi, c'è stato il morto, ci sono stati diversi incidenti. Se non si rimuove quel chiosco nel momento che viene aperto e quello apre di solito di sera, l'incidente è successo di sera, potrebbe succedere una strage. Se voi siete in grado di dire a me non me ne frega niente, io voto contro, non voglio trovare i fondi per rimuovere quel chiosco abusivo con ADD dal 1992, potete anche farlo, però chiedo vendetta, perché dopo io sono convinto, perché arriverà un giorno qualcuno che mentre sta mangiando il cocomero, mi auguro di no, venga falciato da una macchina, dopodiché il magistrato verrà qua e dovrà dire chi è stato che non ha provveduto alla rimozione di quel chiosco, per quale motivo dal 1992 nessuno è intervenuto per trovare 5.000 euro per rimuovere il chiosco, soltanto questo, poi basta, poi che chiave vendetta, scusate. Allora, gli altri, questo è il primo. No, li vedo tutti e 3. Secondo emendamento riguarda il marciapiede antistante il chiosco, dove è frequentato da bambini di elementari, media e materna. Ho chiesto all'assessore Morgia da 5 anni, dalla prima consigliatura quando era ancora assessore, gliel'ho richiesta in questa consigliatura. Chiede vendetta, è una cosa impressionante vedere quel marciapiede, i bambini che cadono tranquillamente, però nessuno interviene perché non ci sono i soldi. Io ho chiesto i soldi, se ci sono i fondi per rifare 20 metri di marciapiede, forse 30 metri di marciapiede, è una cosa, assessore, ne ho parlato quante volte, adesso basta. Io penso che siamo arrivati alla fine, perché la scusante non ci sono i soldi, però nessuno si muove per trovare quei benedetti soldi, mi sembra una stupidaggine. Il terzo emendamento è la stessa cosa, il marciapiede di via Selmonte, frequentato sempre dai bambini della scuola elementare Salvo d'Acquisto, un marciapiede che chiede vendetta, però anche quello viene tranquillamente
trascurato perché non ce ne frega niente, aspettiamo che l'Italgas ci faccia qualche lavoro per rifarlo, ma purtroppo quella parte non è interessata, pertanto ho chiesto i fondi. Sono tre emendamenti che credo che sto portando avanti da 7 anni, bocciate pure questi e vedete quello che succede, poi basta, non è una minaccia, però basta, non se ne può più. Concludo, anche questi la giunta, presidente, se ne è fatti su l'anno scorso, stessa cosa, marciapiede non c'era il chiosco, c'era il marciapiede di via Selimonte, assessore, se ne è fatto proprio, però non è successo nulla, non sono stati trovati i fondi per fare quel pezzo di marciapiede, che senz'altro sarà colpa delle radici, per carità, però un momento d'attenzione, un minimo d'attenzione credo che ci voglia, tanto più che è frequentato, ripeto, non da persone normali, da bambini, dalle elementari alle medie, e lui lo sa, ci stanno le fotografie, io adesso ve le porto, gliela faccio vedere al presidente, ma vediamo se è giusto. Via Pestum, stessa cosa, ingresso via del quadrato, via Pestum, dissestato dagli alberi, gli alberi sono stati rimossi, tutto quanto, però è impraticabile perfino per il raccoglimento dell'immondizia, perché non può passare perché rischiava il ribaltamento. Pertanto è una cosa che va avanti anche quella da molti, molti anni, e io ho chiesto soltanto di intervenire, cioè fatemi sapere se si può intervenire, se si può ripristinare quel tratto, via Selinunte, via Pestum, tratto via del quadrato. Grazie. E non ci abito. Passiamo alla dichiarazione di voto sul primo emendamento, consigliere Giuliano. Presidente, a parte la dichiarazione di voto del primo emendamento, vorrei capire, no? Visto che la richiesta del collega è sacrosanta, ci mancherebbe altro, perché tutti gli ordini del giorno sono sacrosanti, cioè se uno ha scritti è perché comunque li sente propri e vuole dare il contributo. Ora, nella parte che ci ha riguardato, noi abbiamo detto ok, li fa proprio la giunta. Nella parte il collega ha detto no, i miei vogliono essere a votazione. Allora chiedo, dal punto di vista che significa? Saranno più forti i suoi o questi che sono stati presi dalla giunta? Perché se questo è il meccanismo, li votiamo tutti e famo tutti la stessa storia. Cioè non è che uno se porta le foto o non porta le foto, ma io dico per correttezza per tutti. Cioè, c'ha un peso o no questa storia? Cioè che adesso varia, perché sennò uno li vota tutti i cosi. Correttezza fatta persona, complimenti.
Ma che scorrettezza, cioè, stiamo a fare ragionamento per capire. Hai scelto, hai fatto il metodo con me. Hai scelto, hai parlato col presidente. Sì, ma non mi hai capito, non mi hai capito. Siccome no, Umberto, lo sto a sindaco, tu ti capi quando parli italiano, perché sennò se italiano non lo capisci. Ma io so parlare italiano, so parlare tranquillo. Ho detto, c'ha senso fare questo meccanismo diverso per gli emendamenti che sono tutti utili? Questo sto dicendo. Allora, se uno parla però e dice c'hai le foto, questo e quell'altro, che sono meglio di altri, penso che no, sono tutti utili, no. Questa domanda la potevi fare prima, quando no, fai quando io ho fatto la linea. Ma c'è te per dare forza a questo ragionamento. Vorrei capire, no? Io sto da forza. Sto da forza. Sto a levare la forza. E allora vi date da solo, sto a levare la forza. E pensi che così vi date da solo. Scusate, ci sono altre dichiarazioni di voto? Scusate, consigliere Guigliotta, per favore, scusate, mi date una mano, grazie, per favore, consigliere Coria, prego. Scusate un secondo, per favore. Anche in questo caso, come... Scusate. Anche in questo caso, come per gli emendamenti da noi presentati, siamo favorevoli a votarli perché trattano di problemi del territorio che ai cittadini interessano molto meno che il bilancio nella sua interezza. Quindi voteremo favorevoli perché sono interventi giusti, utili ed opportuni. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione di questi ordini del giorno. Allora, iniziando dal numero 1, rimozione chiosco abusivo. Allora, chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Presidente? Sì. Presidente si astiene? Allora, contrario. Allora, chi si astiene? Allora, 8 voti a favore, 8 contrari e astenuti? 2. Quindi è respinto. Allora, passiamo al numero 2. Rifacimento marciapiede via del Quadraro. Chi è favorevole? 8 marciapiede tra via Selinunte e via Pestum. Vabbè. Chi è contrario? No,
Scusi consigliere Vitrotti, lei vota? Ecco, quindi vota anche lei. Grazie, grazie. Scusa, alzate e prendo le mani, per cortesia. Chi si astiene? Allora, 6 voti a favore, 9 contrari e 3 astenuti. Passiamo al numero 3. Rifacimento marciapiede via Selinunte, vicino al plesso scolastico. Chi è favorevole? Quale, scusi? Scusate, numero 3, marciapiede via Selinunte. Scusate. Allora, chi è? Consigliere Madonna, vota. Scusate. Allora, chi è contrario? Scusate. Ma io sono contento che votate favorevoli. Ma sono contento. Sono contento. Non so che tu sia alto, Borgia. Ma che proposito? Questo è uno dei nove. Scusate. Dei nove, dei dieci. Anche perché parte ce l'hanno dieci. Chi si astiene? Vogliamo il marciapiede che ha fatto davanti a pizzeria, per cortesia, stiamo registrando i voti, per cortesia, siamo assessore e consigliere Matronno, per favore, capito Borgia? Scusate, per cortesia, assessore Moce e consigliere Matronno, siamo in votazione, per cortesia, allora, 6 voti a favore, 9 contrari, 3 astenuti, 20 respinto. Allora, questo è il quarto, Allora, adesso passiamo, scusate, per cortesia, quanto abbiamo fatto? No, quarto. Allora, quarto riguarda, dunque, via Pestum, allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Siamo. Chi si astiene? Mi auguro che non vengo marciapiede che stanno arrivando. Me lo auguro. Allora, 6 voti a favore, 9 contrari e 4 astenuti, quindi è bocciato. No, mi auguro se non c'è. Scusate. Me lo auguro oggi. Perché dopo lo faccio vedere. Dopo lo faccio vedere. Queste sono scritte, quelli là sono decise. Signora che non ti frega un cazzo, il territorio non è una fabbrica di fuga, è una fabbrica arrotonda sul mare, capito? Gira su quello poi, capito? Allora,
Adesso andiamo, scusate, andiamo, scusate, per favore, per cortesia, andiamo a esprimerci adesso, scusate, per cortesia, scusate, per cortesia, se siete mangi è consigliere Matronna, se andate al bar, fate un prendete il caffè e discutete, per cortesia, allora, per cortesia, allora, passiamo adesso, per consigliere Matronna, passiamo davanti. Allora, andiamo ad esprimerci sugli ordini del giorno che sono stati concordati in tutta la città tra i presidenti di municipio, sono cinque, che non possono essere chiaramente recepiti come raccomandazione da parte della giunta e quindi consiglio se questi si esprime. Allora, forse la presidente li vuole... Facciamo un'unica presentazione, Presidente? Sì, sì. Allora, grazie. Degli ordini del giorno che, dei municipi che nel municipio settimo sono presentati dai capigruppo di maggioranza e dalla Presidente. Allora, lo spirito col quale i 15 presidenti di municipio hanno elaborato e proposto gli ordini del giorno che adesso vi illustrerò rientrano diciamo in, pienamente, credo, in parte delle, della discussione che noi abbiamo avuto oggi e ieri sul bilancio e che riguarda fondamentalmente la necessità che i municipi abbiano una maggiore, un maggiore riconoscimento sia in termini di risorse sia in termini di competenze certe. Allora, per questa ragione i presidenti di municipio, oltre a, diciamo, a condividere e in qualche modo ad apprezzare lo sforzo che il sindaco e la Giunta Capitolina hanno fatto in questo bilancio, che è quello che dicevo prima, di restituire ai municipi sul piano investimenti e sull'assestato 2014 questa maggiore aderenza alla necessità che dal territorio arriva, e gli ordini del giorno accompagnano chiaramente il bilancio perché su una serie di questioni che adesso vi dico si va a chiedere o un maggiore diciamo, interessamento da parte della Giunta e del Consiglio Capitolino o addirittura una serie di trasferimenti. Allora, senza andare in un ordine particolare, il primo che sicuramente interessa a tutto il nostro Consiglio Municipale riguarda l'attuazione dell'articolo 69 del regolamento del decentramento amministrativo sulle aree verdi. E so che i capigruppo dovrebbero avere... Ancora di più? Allora, dicevo che questo riguarda l'attuazione dell'articolo 69 sul decentramento amministrativo per quanto riguarda le aree verdi da attribuire ai municipi. E dopo una serie di premesse, insomma, che adesso non vi sto a leggere, ma che voi tutti già conoscete, perché insomma hanno a che fare sia con considerazioni che riguardano il decentramento, che riguardano le problematiche e la volontà anche dell'Assemblea Capitolina quando ha definito la gestione dei municipi per le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale. Nel considerato, l'ordine del giorno dice che chiede una gestione, di passare da una gestione centralizzata a una gestione decentrata per quanto riguarda il verde e che a tale proposito l'assessore Capitolino alle politiche ambientali ha chiesto ad ogni municipio di produrre un elenco delle aree attualmente in carico a Roma Capitale da destinare alla gestione municipale. Che per avvicinare il controllo e la gestione delle aree verdi al territorio e favorire un più ampio coinvolgimento dei cittadini anche per una più efficace azione di prevenzione appare opportuno dare concreta attuazione di quanto sopra previsto e che tale ipotesi di devoluzione della gestione del verde ai municipi può essere valutata positivamente a condizione che vengano assicurate nel contempo ai municipi adeguate risorse sia economiche sia di personale idoneo sia strumentali. E in questo caso il dispositivo è che il Consiglio del Municipio Roma 7, per i motivi di cui alle premesse,
considera imprescindibile l'attuazione dell'articolo 69 del regolamento per il decentramento amministrativo relativo alle competenze dei municipi sulle aree verdi. Esprime parere favorevole all'avvio del piano di decentramento del verde di prossimità, vale a dire la devoluzione della cura e della manutenzione del verde per le aree inferiori ai 5.000 metri quadri, cioè voi sapete che dall'articolo 69 i municipi potevano in prospettiva gestire fino a 20.000 metri quadri, si è scelto 5.000 metri quadri come una misura, diciamo così, accessibile al momento ai municipi, alla diretta gestione da parte dei municipi come previsto dall'assessorato alle politiche ambientali. Chiede che siano approvati quanto prima gli atti relativi per dare attuazione a quanto sopra e sottolinea inoltre l'assoluta necessità che tali atti siano accompagnati con un'adeguata assegnazione ai municipi di risorse sia economiche, sia di personale e sia strumentale. Allora, questo ordine del giorno è un ordine del giorno che accompagna anche il lavoro che già è stato avviato e portato avanti dall'assessore Marino e l'assessore all'ambiente, però è importante che noi puntualizziamo la necessità che questo passaggio avvenga e avvenga nella certezza delle risorse sia economiche che strumentali. Poi un altro ordine del giorno riguarda la manutenzione degli edifici. No, ogni municipio poi mette il numero del suo municipio nell'approvazione dell'ordine del giorno, ma questo è l'ordine del giorno che è stato approvato, già si sta approvando in diversi municipi, è condiviso da tutti i presidenti, alcuni l'hanno proprio anche in qualche modo elaborato e presentato agli altri, a tutti i presidenti dei municipi. Quest'altro riguarda gli edifici scolastici. Allora, considerato che i fondi disponibili nei bilanci municipali destinati a gestire i servizi essenziali alla cittadinanza e al territorio sono parte del bilancio capitolino e che il regolamento per il decentramento amministrativo, per cui si ripete sempre il concetto del decentramento amministrativo che attraverso gli ordini del giorno cerchiamo di farlo diventare insomma un po' più concreto, attribuisce la competenza ai municipi della manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e la manutenzione delle aree verdi annesse agli asili nido ed istituti scolastici. Nel dispositivo impegna il Presidente della Giunta a richiedere al Sindaco di Roma Capitale la rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio per manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture, Manutenzione Urbana e i Municipi. La rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio per manutenzione delle aree verdi annesse agli asili nido ed istituti scolastici dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e i Municipi. La rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio per manutenzione del verde scolastico tra il Dipartimento Tutela Ambiente e i municipi, cioè per cercare di ridare un ordine e anche una centralità alla gestione sia del verde scolastico che degli edifici municipali. Poi c'è un altro ordine del giorno che riguarda gli oneri urbanistici. Allora, tralascio il premesso, nel dispositivo si chiede alla Giunta Capitolina, in attuazione di quanto già previsto dalla Regione Lazio con le modifiche alla legge 21 del 2009, di approvare con legge regionale numero 10 del 2014, di individuare gli strumenti che consentano che i proventi derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie corrisposti dai privati a Roma Capitale, sia in termini di oneri connessi, sia per monetizzazione per standard urbanistici non reperiti legati agli interventi di trasformazione urbana nell'ambito del piano casa, siano direttamente introiettati dai municipi nei cui territori gli interventi sono realizzati, prevedendo a tale scopo appositi sottoconti di entrata vincolati su centri di responsabilità municipale, collegandoli in tal modo in maniera strutturale all'utilizzo per opere pubbliche nel medesimo territorio. Chiede altresì alla Giunta Capitolina di definire al più presto, di concerto coi presidenti dei municipi, la misura della partecipazione dei municipi alle entrate derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzare nei rispettivi territori, prevedendo quali strumenti operativi e appositi sottoconti di entrata vincolati su centri di responsabilità municipale. Quarto, riguarda l'istituzione di un tavolo fra la ragioneria e i presidenti per definire e rendere disponibili, i finanziamenti. Allora, considerato che
il patto di stabilità ha creato una serie di, diciamo, di problematiche che riguardavano anche i comuni, e i quali su questa base hanno avuto per i pagamenti alle imprese una serie di diciamo, difficoltà e ritardi, e che però, valutato che per superare questo, diciamo, questa situazione, per ridare e rivitalizzare le attività produttive nei vari comuni, nei vari municipi, e considerando che il governo nazionale ha varato nell'ambito della legge di stabilità provvedimenti per l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno agli enti locali, e che i municipi stessi hanno provveduto alla cancellazione dei residui passivi al 31 dicembre 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate per armonizzazioni nel rispetto di quanto contenuto nel decreto legge numero 118 del 2011, e sulla base delle indicazioni contenute nella guida operativa allegata alla circolare della Ragioneria Generale di Roma Capitali, e che tali residui passivi ammontano in alcuni casi a diversi milioni di euro di investimenti per opere pubbliche strategiche nell'economia locale dei territori, che da una ricognizione effettuata sempre nei municipi sono decine le perizie di varianti il cui il provvedimento non è stato reso esecutivo dalla Ragioneria Generale, poiché la spesa relativa non risulta compatibile con i limiti posti dal patto di stabilità, vista la deliberazione numero 393 approvata dalla Giunta Capitolina il 30 dicembre 2014, adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ai sensi dell'articolo eccetera eccetera, impegna il Presidente del Municipio a chiedere al Sindaco e all'Assessore al Bilancio e alla Razionalizzazione della Spesa di Roma Capitale di istituire un tavolo con la Ragioneria Generale e i Presidenti di Municipio finalizzato a definire gli obiettivi prioritari per i singoli territori e a rendere disponibili i finanziamenti per l'attuazione degli stessi. Chiede inoltre, insomma, l'intervento del governo per una riforma della disciplina del patto di stabilità orientata a garantire spese per investimenti nei lavori pubblici, nelle infrastrutture e nei servizi, per la modifica strutturale delle regole del patto al fine di evitare l'accumulo di residui passivi a fronte anche di consistenti avanzi di amministrazione e di permettere i pagamenti alle imprese, perché vengano esclusi dal patto gli investimenti sostenuti per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza del territorio e alla messa a norma in sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli relativi all'edilizia scolastica. Insomma, questa è una cosa che l'aveva già fatta propria l'ANCI, e si suppone che in questo modo si dà una maggiore supporto e appoggio anche al sindaco Marino. L'ultimo è la compartecipazione delle entrate. Allora, che l'Assemblea Capitolina, diciamo, la modifica dell'articolo 46 del regolamento del decentramento costruita d'intesa con la conferenza di presidenza dei municipi, cioè fra pochi giorni sta all'ordine del giorno. E considerato che di concerto con i presidenti, l'assessore al bilancio di Roma Capitale ha avviato una rideterminazione dei criteri di finanziamento di alcuni servizi municipali al fine di rendere progressivamente omogeneo il sistema di finanziamento e garantire la medesima qualità dei servizi offerti in tutta la città, che alla luce anche del nuovo contratto integrativo in discussione con le organizzazioni sindacali sarà possibile predisporre progetti di produttività legati al funzionamento dei singoli uffici, prevedere forme premiali di attribuzione di risorse in proporzione alle maggiori entrate riscosse rappresenterebbe un'opportunità di giustizia sociale che offrirebbe nuove risorse per l'amministrazione comunale da ripartire in modo equo. Per questi motivi il Consiglio del Municipio Roma 7 invita l'Assemblea Capitolina ad approvare quanto prima la modifica dell'articolo 46 del regolamento sul decentramento amministrativo e invita il Sindaco di Roma e l'Assessore al Bilancio a voler avviare una politica di riparto della percentuale dei maggiori oneri incassati dai municipi di Roma attraverso criteri di premialità, solidarietà e riduzione del carico fiscale.
Questi sono gli ordini del giorno che sono stati presentati da tutti i presidenti e i capigruppo di maggioranza e che rappresentano questa parte importante di richiesta dei municipi di un maggiore decentramento sia in termini di risorse sia in termini di competenze. Grazie. Grazie a lei Presidente. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto su questi emendamenti, su questi ordini del giorno. Allora, ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Lattaca, prego. Sì, grazie Presidente, sono tra... Scusate un attimo, possiamo fare un'unica dichiarazione di voto per tutti e cinque? Era mia intenzione... Poi passare alla votazione uno per uno, chiaramente. Bene, prego. Sì, per quanto mi riguarda, insomma, avrei fatto in questo modo, quindi sono d'accordo, siamo ovviamente favorevoli a questi ordini del giorno e riallacciandomi a quanto detto nelle ore precedenti, insomma, pensiamo che questo sia un buon modo di intervenire per chiedere degli interventi radicali sull'amministrazione della città e su un vero decentramento, ma insomma è la direzione in cui ha sempre dichiarato il sindaco di voler andare e alcuni segnali stanno andando in questa direzione, quindi intendiamo accompagnare questa azione, incoraggiare e incentivare questa operazione per dare maggior potere ai municipi e anche non è tanto una questione di potere quanto capacità di governo sul territorio. Quindi insomma siamo assolutamente e fermamente convinti e voteremo favorevolmente a questi 5 ordini del giorno. Grazie consigliere Lattaca. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Allora, a un certo punto di questo dibattito, di questo consiglio del bilancio, escono fuori delle cose che sembrano interessanti. Dice, ma è una cosa normale oppure c'è il trucco dietro? Beh, allora, poi ognuno ne fa il suo pensiero, ne fa, insomma, si dà la spiegazione. Io ragionando anche istintivamente, perché queste cose poi le devi anche ragionare così, anche di petto, quindi di cuore. Beh, prima io non volendo ho parlato del decentramento in senso lato, per cui chi di noi non vuole il decentramento, chi di noi non chiede all'amministrazione comunale, a maggior ragione durante la sessione di bilancio, non chiede di avere alcune competenze da poter portare nei municipi e di conseguenza nelle periferie, perché sarebbe lo strumento di attivazione di intervento. Quindi per quanto riguarda il verde, quindi sentivo prima che appunto vengono diminuite le superfici fatte insomma a misura Duomo, no? Per dirsi 5.000 metri quadri, no? Prima erano più grandi, per cui questo potrebbe essere un discorso che avrebbe una sicura positività. Poi quello appunto anche di avere, come si dice sul fatto del degrado, il fatto di intervento della manutenzione, quindi quello che poi è il discorso dell'ordinario, e invece cercare di intervenire sullo straordinario, perché lo straordinario, se noi non togliamo i vincoli del patto di stabilità e lo straordinario viene messo fuori, non avremo mai quelle energie economiche per poter comunque intervenire. Ma questo si sa, è valido sia a livello nazionale e quindi anche per gli enti locali. È normale che il patto di stabilità vincola, da questo punto di vista vincola qualunque tipo di iniziativa. Allora, positiva questi emendamenti, diciamo. Io l'unica cosa che, quindi, come riconosco che lodevole la spinta, mi immagino una cosa però, cara Presidente, lo dico a lei perché si è incontrato con gli altri 14, quindi ne avete parlato. Ma se l'amministrazione comunale non ne accetta nessuno di questi, che fate? Votate contro il bilancio? Allora, ponendovi questa questione, no? Perché è interessante questo, io voglio venire a vedere, vengo pure io nel Consiglio Comunale, sicuramente ci sarete tutti quanti per dire a gran voce sono fondamentali approvare questi ordini del giorno. Io ci credo, perché il decentramento e quello che ne deriva ha un suo senso. Ma se poi comunque, come voi non ascoltate noi, loro non ascoltano voi, perché può succedere, purtroppo siamo in una società che sta cambiando, ok? Che succede? Votate contro il bilancio? Avete il coraggio di dare contro il bilancio? Allora, siccome non credo a questo, credo che è giusto il fine, credo che vi serva uno strumento politico da portare sulla Roma città e dire che uno ha fatto di tutto per poter ottenere, ma poi non ce lo danno,
E allora se vi serve questo, io come io mi astengo da questo punto di vista. No, e beh, non è che te posso avere tutte e due mani, capisci te? Una te la posso prendere, una te la levo. Perché non posso votare contro su una cosa che è giusta, ma sicuramente siccome non c'è dietro il percorso politico con Marino e quindi questa cosa secondo me non è stata trattata a tavolino, o se riuscite ben venga, ma se non ci riuscite rimane a voi uno strumento dei municipi per dire io ho chiesto, io ho fatto ma non me lo danno. Beh, però questo rimane un discorso vostro. Allora, sono positivo nel percepire questa cosa, ma non mi convince dal punto di vista del risultato, perché comunque siamo sempre soggetti al Comune di Roma e il Comune di Roma in quest'ultimo periodo è un po' pazzariello e quindi io non mi fido. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ci sono? Non vedo. Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi, colleghe giunta. Dunque, il voto di Sinistra Ecologia e Libertà a questi ordini del giorno è favorevole. Noi dal nostro punto di vista abbiamo sempre sostenuto che con questa nuovo assetto istituzionale del Comune di Roma, che adesso è Roma Capitale, con questa ridisegnazione dei municipi che ha portato in questo un accorpamento che ha creato un municipio molto grande che ha bisogno di risorse e di strumenti per essere governato al meglio, pensiamo che è l'unica strada per far sì che il municipio, i municipi non restino delle istituzioni a metà, sia percorrere la strada di un decentramento amministrativo che sia veramente concreto. Per questo gli ordini del giorno che sono stati presentati poc'anzi dal Presidente del Municipio vanno in questa direzione e il nostro sostegno e il nostro voto è assolutamente favorevole. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Prego Presidente, voleva una brevissima replica. No, volevo solo rispondere al consigliere Giuliano. No, io credo che il tema del decentramento amministrativo anche nella passata consiliatura ha visto, direi quasi in modo indistinto, i consiglieri di maggioranza e di minoranza affrontare insieme, cioè se ci sono stati dei momenti in cui il Consiglio Municipale è stato unito è stato laddove si portavano avanti, si rivendicavano maggiori poteri e maggiori risorse. Io penso che in questo caso questi ordini del giorno servano oggi ma serviranno domani, perché sono quei primi passi necessari verso un decentramento che abbiamo sempre tutti auspicato al di là delle nostre collocazioni politiche, per cui ritengo che sarebbe un atto di grande coerenza e responsabilità chi oggi siede nell'opposizione domani, io non me lo auguro, ma potrebbe stare in maggioranza, dunque ritengo che il tema del decentramento amministrativo attenga più alla gestione municipale e amministrativa che corrisponde poi al mandato dei cittadini, che va ben al di là della collocazione politica, per cui mi appello e vi diciamo sollecito a dare un voto positivo piuttosto che un'astensione, perché l'astensione chiaramente in questi casi non fa, cioè non sceglie. Grazie. Grazie Presidente. Allora passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Ordine del giorno numero 1 che riguarda la riforma della disciplina del patto di stabilità. Allora, chi è favorevole? Sta zitto. Sì. Consigliere Giulia, per cortesia. Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Vabbè. No, l'altra donna l'ha presa, però una è rizzicata.
Allora, 13 voti a favore, 3 astensioni, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo al numero 2, che riguarda la modifica dell'articolo 46 del regolamento sul decentramento amministrativo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tredici voti a favore e 3 astenuti, quindi l'ordine del giorno numero 2 è approvato. Passiamo al terzo, che riguarda l'articolo 69 del regolamento per decentramento amministrativo relativo alle competenze dei municipi sulle aree verdi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Giuliano, Cine e Giuliano. Sì. Allora, 13 voti a favore e 3 astensioni, quindi è approvato. Passiamo al quarto, che riguarda la rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Chi si astiene? Tredici voti a favore e 3 astensioni, quindi è approvato. Passiamo all'ultimo, numero 5, che riguarda strumenti che consentono i proventi derivanti dalle trasformazioni urbanistiche. Chi è favorevole? Vabbè. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quante? 12 e 4? Allora, 12 voti a favore, 4 astenuti, quindi l'ordine del giorno numero 5 è approvato. Abbiamo chiuso con gli ordini del giorno. Adesso torniamo un attimo alla delibera 9, prevista chiaramente dopo la discussione generale una replica della Presidente, se la Presidente vuole replicare, e poi passiamo alle votazioni. Prego Presidente. No, volevo solo dire due cose. Allora, una, dalla nostra discussione del bilancio, io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo che sicuramente non ci aiuta, perché chiaramente l'accorpamento di un municipio come questo, che nella passata consigliatura ha visto sia il consiglio dell'ex nono municipio, ma insomma direi quasi tutti i consigli che in qualche modo sono stati interessati, fortemente perplessi, in alcuni casi contrari, proprio perché qualsiasi processo di accorpamento di municipi o di amministrazione avrebbe dovuto prevedere una visione complessiva della città e tutta una serie di problematiche di carattere amministrativo che allora non erano state affrontate. Detto questo, è evidente che i municipi accorpati hanno un onere in più, perché l'onere in più è che al di là di ogni difficoltà
che c'è nell'accorpamento di amministrazioni con procedure diverse e territori anche insomma così significativamente complessi, c'è la difficoltà della fase in cui noi ci troviamo, e l'abbiamo già detto durante la relazione sul bilancio, cioè il patto di stabilità, il piano di rientro che interessa il Comune di Roma. Dunque questo accorpamento lo si fa in un periodo di grandi tagli e di grandi difficoltà e di grandi trasformazioni anche dal punto di vista della contabilità e delle questioni di carattere prettamente amministrativo. Allora, proprio per questa ragione credo che il mandato che ci hanno dato i cittadini, io ricordo durante la campagna elettorale che ogni cittadino, ogni comitato che incontravo mi raccomandava di provare in questo processo di unificazione di due municipi a prendere le migliori pratiche e le migliori esperienze di un municipio e dell'altro e cercare di far sì che queste diventassero le pratiche e le esperienze dell'unico municipio che oggi è il municipio settimo. Dunque io credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare al di là delle nostre provenienze è quello di guardare il settimo municipio e cercare di vedere nel settimo municipio quali siano i territori, i quartieri dove rispetto alle migliori pratiche, rispetto alle migliori impiego delle risorse invece hanno necessità dei maggiori interventi. Questo è il motivo per cui alcune scelte che noi come Giunta abbiamo fatto e facciamo sono in questo senso, cioè vanno verso le periferie, e le periferie nell'insieme del settimo municipio rappresentano il territorio anche più esteso. Questa è la ragione per cui noi abbiamo fatto quell'emendamento del milione di euro, che condivido, credo, la valutazione, non so adesso di quale consigliere, che diceva, e l'avevo pure detto io, no? È evidente che in un'ottica di rivendicazione del settimo municipio avremmo dovuto avere pure noi come minimo 2 milioni. Però è anche vero che il trattamento dei municipi accorpati è stato uguale per tutti, tutti i municipi hanno avuto 1 milione. Allora, in questo percorso del cominciare a dare alcuni passi sul decentramento, qualche cosa è stata fatto, perché avrete notato nel bilancio, questo l'ho detto, c'è stato un incremento del 47% sull'edilizia scolastica e municipale, che è frutto dell'applicazione dei nuovi criteri con i quali si è costruito anche l'allocazione delle risorse su tutti i municipi, criteri che hanno preso e che hanno coinvolto anche i nostri uffici e i nostri assessori di tutti i municipi, e che poi abbiamo portato all'assessore scozzese, e con questa nuova modalità si è costruito anche l'allocazione delle poche ma importanti risorse destinati ai municipi. Allora io credo che da un lato è giusto che noi rivendichiamo tutta una serie di situazioni, ma è importante che lo si faccia con una visione più alta, che oggi rappresentiamo i cittadini di tutto il settimo municipio, e all'interno di questo dobbiamo andare a guardare veramente le situazioni che hanno necessità di maggiori risorse, di maggiori interventi. E per quanto riguardava l'intervento del consigliere Coia, io vorrei dire che anche qui, il tema mafia capitale ha visto protagonista il sindaco Marino dal punto di vista di quanto ha rappresentato di veramente volontà di voltare pagina, perché questo ha anche dimostrato che alcune scelte che erano state fatte precedentemente sul settore legato all'AMA, all'ambiente eccetera, e alcune altre scelte che erano già state fatte rispetto alle municipalizzate, Mafia Capitale non ha fatto altro che confermare quello che inizialmente potevano essere giusti dubbi della nuova consigliatura, del nuovo sindaco, rispetto a tutta una serie di procedure e fenomeni poco chiari. Tra l'altro è stata anche approvata dalla Giunta Capitolina
attraverso una nuova direttiva in materia di contratti e appalti in seduta il 20 gennaio di questo mese, che prevede la rotazione non solo dei funzionari che sono chiamati a partecipare alle commissioni di gara, scrivendo poi uno specifico albo nel quale a rotazione anch'esso verranno poi scelte le ditte che andranno a partecipare di questi appalti. Allora, questa è una grande innovazione di trasparenza, poi verrà anche pubblicato e dunque sarà reso pubblico. Io credo che queste procedure, mi auguro che diventeranno col tempo agili, perché l'altro aspetto di questi interventi è che ci sia anche la capacità e la possibilità di procedere, certamente, però sono scelte molto importanti che riguardano una risposta che ha dato la Giunta Capitolina al Sindaco Marino al problema che è emerso sotto il tema di mafia capitale, e dunque ci siamo attrezzati. Credo che è una risposta alle preoccupazioni del consigliere Coia, che probabilmente ha fatto un pochettino di tutta l'erba un fascio, non avendo la capacità di distinguere quella che è un'amministrazione che si sforza e fa delle scelte per andare contro a quello che, insomma, in qualche modo non solo a Roma è la degenerazione delle connivenze fra la politica e le amministrazioni e l'imprenditoria, e che invece parla di una società più sana sia dal punto di vista delle sue risorse economiche e dunque di tutto il mondo imprenditoriale e associativo produttivo, come di tutte le realtà che rappresentano i cittadini attraverso la politica, i partiti e le loro rappresentanze. Io credo che per Roma, in un momento così difficile, queste sono state scelte molto importanti, che dobbiamo saperle differenziare e distinguere da quello che è stato, se vogliamo, il passato, ma soprattutto da quelle che possono essere le pratiche sbagliate. Dopodiché mi auguro che il prossimo bilancio del Comune di Roma possa effettivamente fare poi quelle scelte che con il piano di rientro e l'aver tentato di chiudere il piano di rientro in questo anno effettivamente mette in molta difficoltà, insomma, l'amministrazione capitolina, anche se poi sui municipi c'è stato questo sforzo che tutti noi abbiamo detto. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla delibera 9. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio per il PD, prego. Vabbè, prego, faccio. Consigliere Ciancio per il PD, prego. Dunque, per annunciare il voto favorevole alla delibera con gli emendamenti che sono stati approvati e con l'auspicio che non si guardi solo alle periferie, come sollecitava la Presidente, non per campanilismo, ma che si guarda all'intero territorio e alla città consolidata in una forma di rispetto alla storia e quello che una città consolidata sta vivendo rispetto ai disagi che vive. Quindi ben lieti di votare questo bilancio, che per adesso segna un passo nuovo verso una programmazione che si può iniziare da gennaio. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Ancora più breve di Ciancio, prego. Ma no, come faccio, Presidente? Io la ringrazio, ma come faccio ad essere breve? Come faccio? No, non si può fare, Presidente, non si può fare, nel senso, la ringrazio comunque, però io voglio dire, ma dove sta il mio amico PD? Dove stanno i miei amici consiglieri del PD? Dove stanno? Direttore, lo dico anche a lei, non li conosce, è creato da poco, ma dove stanno tutto quello che è successo fino ad oggi? Votate tranquillamente senza me, perché siamo in una situazione nuova, propedeutica, futuristica, e quindi siamo positivi. Ma io lo sapevo che andava a finire così, ragazzi, io non è che avete fatto tutta una serie di cose, ma rimango meravigliato non perché voi votate favorevole, perché poi alla fine i partiti hanno sempre ragione, quindi c'è una struttura, ci sono indicazioni dall'alto, non siamo autonomi nel fare politica e questo è un limite. Però rimango strano perché poi non avete portato nessuna argomentazione finale che poteva dar merito comunque
a un'attenzione di qualcosa che qui in sei mesi non ha funzionato, che voi avete detto che non funzionava. Poi mi andate a dire che Fratelli d'Italia sta d'accordo con la Presidente. No, perché vi serve qualcuno che copre alcune dinamiche. Serve a spostare l'attenzione. Va bene, ma noi siamo sportivi. Comunque sia, non ci interessa di questo. E quindi la votazione? Presidente, lei deve andare al Comune, perché le dicevo prima che nel dare il voto contrario a questo bilancio? Perché? Perché anche se vogliamo darle con l'astensione una sorta di fiducia, non siamo ovviamente convinti che l'amministrazione comunale possa venire incontro a questo, anche perché perdita di potere e decentramento, perdita di potere, perdita di funzioni, perdita di forza, e qui nessuno vuole perdere il suo spazio. Quindi sarebbe fondamentale, però, no? Lei ha avuto delle difficoltà anche in questi mesi a porre il fatto che siamo un municipio doppio, e quindi non ci si può calcolare come uno singolo, ma al di là del singolo doppio, 340.000 abitanti fanno la differenza. Quindi perlomeno il milione, 2 milioni, o perlomeno, come dice lei, criteri che hanno utilizzato diversamente per poter dare comunque maggiore quel 47%, eccetera, è tardivo. Cioè noi siamo in serie difficoltà come municipio più grande di Roma, come la Lombardia per l'Italia, e però siamo lì appesi a decisioni centrali. Questo è quello che dovrebbe fare la politica. Lei lo sa perfettamente, dovrebbe andare lì, battere i pugni sul tavolo e dire: io ho questo tipo di esigenze, o ve sta bene o non ve sta bene. Poi portiamo 5 cose collegate dove chiediamo decentramento, cambiamento di articoli di regolamento, va bene, però noi abbiamo le esigenze che servono. Quindi a lei oggi che governo, o se continua a governare la sua parte politica o l'altra parte politica, è ovvio, servono come strumento. Poi le scelte di Marino, giustamente, mafia capitale, Roma capitale, insomma, c'è stato qualcosa. Marino sembra essere al di sopra dei parti, però io al sindaco Marino glielo dico: Presidente, lei nel momento in cui va in consiglio al comune deve ricordarsi del fatto che abbiamo una situazione su Roma che non tiene più, abbiamo dal punto di vista della microcriminalità una percentuale vasta. L'altro giorno è stato assalito il quarto autista di ATAC in una settimana, faccio per dire. Abbiamo il problema dei dipendenti pubblici, abbiamo il problema della polizia di Roma Capitale, abbiamo il problema di molte situazioni che perdono il lavoro. Io penso che questo sia un argomento grosso come un macigno da mettere sul tavolo del sindaco. Non è colpa tutta sua come presidente, perché è un quadrante, però lei politicamente deve dare il suo contributo. Poi i bilanci li fanno gli assessori, li fanno i tecnici, li fanno, no? I numeri lasciamo da chi di dovere. Cioè, noi facciamo dichiarazione di voto, grazie, non l'ho ancora sentita. Facciamo politica, Presidente, quindi questo è anche una cosa che fa piacere. Fa piacere anche a questo consiglio, penso, se lei si fa portavoce di questa situazione. Però non mi fido, a lei ho dato l'astensione. Ok, mezza fiducia o mezza sfiducia, non lo so come vuole, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma io al comune non gli do la fiducia, per cui voto contro. Contrario. Grazie. A questo bilancio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Ah, sei attento, sei. Pensavi che alzava la mano. Facciamo la controprova? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Allora. Azionista di maggioranza. Sono 12 voti a favore, 4 contrari, nessuno astenuto, quindi è approvato. Ricordo a tutti i consiglieri il consiglio di venerdì mattina alle ore 9 puntuali a Russell. Grazie.